Non mancano le sorprese nella 23esima giornata del girone I di Serie D. La vice capolista Turris, che crolla clamorosamente e malamente a Messina, la Nocerina, battuta in casa dal Gela, e il Portici, bloccato sul pari dalla Palmese. Ma anche in coda, il Rotonda continua a stupire e centra la seconda vittoria di fila, scavalcando al penultimo posto l'Igea Virtus. Partiamo dalla capolista Bari, che batte 3-1 il Marsala. Al 24esimo però Manfre cicca la prima e non la seconda conclusione, portando avanti i Lili Betani, ma allo scadere del primo tempo i Galletti pareggiano con il solito Floriano, chirurgico il suo destro che vale il decimo centro stagionale. Floriano, che poi ad inizio ripresa si guadagna anche il rigore trasformato da Ciccio Brienza. Il Marsala resta vivo ed in partita, ma il palo nega la gioia del gol a Corsino. Poi al 94esimo in contropiede Simeri chiude definitivamente il match. 3-1 Bari e Pugliesi nuovamente a più 12 sulla Turris, che crolla a Messina. Primo tempo di marca Campana, prima al 21esimo Vacca con il piattone batte di precisione Loren Con, poi al 29esimo Janse a terra ingenuamente Celiento e dal dischetto Aliperta fa 0-2. Primo tempo shock per il Messina, ma nella ripresa i corallini rimangono negli spogliatoi. Al nono Catalano su punizione riapre i giochi, tre minuti dopo Traditi di testa impala ancora Casolare e fa 2-2. Sulle ali dell'entusiasmo allora i peloritani al 23esimo completano il ribaltone con Ferrante, altro gol di un difensore, poi al 27esimo chiudono anche il match portandosi sul 4-2 grazie al gol di Marzullo in contropiede. La rete di Arcidiacono al 50esimo così serve solo ad arrotondare il successo del Messina sul 5-2 finale. Basta un gol di Villa al 45esimo alla Cittanovese per sbarazzarsi di un'Igea Virtus in caduta libera, preciso il diagonale del terzino calabrese, secondo centro in campionato per lui, e Cittanovese terza. 1-1 poi tra Roccella e Castrovillari nel derby calabrese di giornata, succede tutto nel primo tempo. Al 39esimo Vona porta avanti gli ospiti con questa zuccata di testa, un minuto dopo è Adusa a pareggiare subito i conti, poi le squadre si accontentano del pari. In chiave playoff poi colpaccio del Gela a Nocera, all'ottavo Sowe viene dimenticato in area di rigore dai Molossi e porta avanti i suoi, poi al 22esimo del secondo tempo è Lavardera in estirada a fare 0-2 e mettere al sicuro il risultato dalla rete di Simonetti, che all'86esimo prova, ma invano, a riaprire il match. Seconda vittoria consecutiva infine per l'ex fanalino di coda Rotonda sull'Ocri. A portarsi in vantaggio però sono i calabresi grazie all'autogol di Taccogna sul cross insidioso di Pannitteri. Nella ripresa poi il Rotonda ribalta e vince la partita. Al 76esimo Evacuo su rigore spiazza Manno e pareggia. All'81esimo ancora su rigore, stavolta trasformato da Cocuzza, i lucani fanno 2-1. In classifica così Bari sempre saldo al comando, Turris al secondo posto staccato di 12 punti, ma con una gara in meno, Cittanovese terza e poi Acireale e Marsala appaiate al quarto posto. Gela alle porte dei playoff insieme al Portici, nei playout invece tutte e quattro le squadre coinvolte sono a quota 24 punti: San Cataldese, Città di Messina, Roccella e Messina. Rotonda adesso penultimo, Igea Virtus ultimo.